justify the words I spill. I medici tornano a casa per l'anteprima mondiale della seconda stagione della fiction che ha stregato milioni di spettatori. Produzione, attori e registi si sono radunati in Palazzo Medici Riccardi, attuale sede della città metropolitana di Firenze, per la presentazione della serie, incentrata questa volta sulla figura di Lorenzo il Magnifico. La proiezione si è invece svolta al cinema La Compagnia, ideata e sceneggiata da Frank Spotnitz, creatore di X-Files. Questa seconda stagione è stata diretta da John Cassar e Gian Maria Michelini. Una produzione Rai e Lux Vide da 25 milioni di euro, che porrà l'attenzione su uno dei momenti chiave del Rinascimento italiano. Si racconterà l'ascesa al potere del giovane Lorenzo e della rivalità con la famiglia Pazzi, che culminerà nella celeberrima congiura del 26 aprile 1478. La storia è ambientata 20 anni dopo gli eventi narrati nella prima stagione, un balzo temporale che ha portato al completo rinnovamento del cast, che ha conservato un respiro internazionale. Il ruolo del protagonista è interpretato dall'inglese Daniel Sherman, noto al grande pubblico per serie di successo come Teen Wolf e The Originals. It's a very odd experience to do something that is very simple in a lot of ways, which is just to go to work and try and create a person that understands the script and this thing, and at the same time this means so much to people know so much about him. So it's a very odd experience because I obviously I've read and done a lot of work on understanding him, but I forget that he's not mine, you know, he's everybody's. He's part of Italian culture, he's part of Western culture. Accanto a lui, nel ruolo del fratello Giuliano De Medici, un altro emergente attore britannico, Bradley James. Ci sono poi Sarah Parrish, Lucrezia De Medici, Synnøve Carlsen, la moglie di Lorenzo, Clarisse Orsini, e Callum Blake, Carlo De Medici. L'antagonista di Lorenzo è Jacopo Pazzi, capo della famiglia di banchieri rivale De Medici. La scelta della produzione è ricaduta su un mostro sacro del cinema mondiale, quello Sean Bean reso immortale dal Signore degli Anelli e il Trono di Spade. Charlie Vickers è Guglielmo Pazzi, suo nipote. Accanto a queste stelle internazionali, un nutrito gruppo di attori italiani. A completare la famiglia Pazzi c'è Matteo Martari, Francesco Pazzi. Nel caso appunto di Francesco Pazzi bisogna allontanarsi dal pensiero e dai costumi di questa società, perché erano completamente diversi, quindi diciamo che lo scalino maggiore è stato riuscire a cercare di ragionare come si ragionava a quel tempo. Alessandra Mastronardi interpreta Lucrezia Donati, primo amore e amante di Lorenzo De Medici. Sicuramente non è un personaggio di sangue blu, lei entra appunto un po' dietro le quinte e per me è stato un personaggio molto intrigante, molto nuovo, anche originale, non avevo mai interpretato una donna così completa. E ha un ruolo fondamentale inizialmente nella carriera di Lorenzo, poi si fa da parte, ma inizialmente è una donna molto forte e che sa di più, diciamo, anche a livello di vita, anche a livello di politica, di Lorenzo. Quindi lo indirizza un po', muove un po' le fila. Ed è meraviglioso vedere come le donne in realtà, che non avevano grande potere all'epoca, in realtà lavorassero dietro gli uomini di potere. Forse anche adesso è un po' così, no? Aurora Ruffino è invece Bianca De Medici, sorella maggiore di Lorenzo e Giuliano e protagonista di una delle storie d'amore più contrastate del Rinascimento, quella con Guglielmo Pazzi. Io interpreto Bianca De Medici, la sorella di Lorenzo il Magnifico e Giuliano. Bianca è una giovane donna coraggiosissima che lei vive una storia d'amore praticamente impossibile con Guglielmo Pazzi. I Pazzi sono da sempre la storica famiglia rivale dei Medici, quindi loro devono tenere la loro storia d'amore nascosta, non possono assolutamente farsi scoprire. E possono essere ritenuti un po' come Romeo e Giulietta di Firenze, Bianca e Guglielmo.
Bianca farà di tutto per proteggere quest'amore ed è pronta a qualsiasi cosa, anche mettersi contro la propria famiglia, cosa che all'epoca da una donna non era per niente facile. Bianca aveva moltissimo coraggio e quindi è una storia d'amore bella e potente. Figure di rilievo all'interno della storia sono Papa Sisto IV, Raul Bova, Luca Soderini, banchiere alleato dei Medici, che ha il volto di Filippo Nigro, e Marco Vespucci, marito di Simonetta, la Venere di Botticelli, interpretato da Alessio Vassallo. L'ho detto, lo ridico, ma lo ripeto, io ho studiato storia medievale all'università, non mi sono mai laureato, sono entrato al centro sperimentale, quindi sono di quelli che poi non si sono laureati, però la passione del periodo mi è sempre rimasta e quindi ho goduto particolarmente a fare e a recitare in questa serie. Io ho tre figli e il più grande, che però è piccolo, sa chi è Lorenzo de' Medici. Dico: ma scusa, ma non puoi saperlo, non l'hai studiato. Ecco, questo mi dà la misura della grandezza, dell'importanza. Cioè, Lorenzo de' Medici è una figura incredibile, è una figura così moderna e la storia che raccontiamo, quella della Congiura dei Pazzi, è anche una storia sempre moderna, che si ripete, no? Cioè, insomma, il potere raccontato nell'arte, attraverso l'arte, e il tentativo appunto di rovesciare sempre appunto dei governi o delle famiglie, insomma, è affascinante, è un periodo bellissimo. Io interpreto Marco Vespucci, che è il marito della Venere di Botticelli, Simonetta Vespucci, quindi una fatica impressionante, perché capisci essere marito della Venere del Botticelli, cioè praticamente tutti gli occhi sono puntati su di lei, tra cui appunto Giuliano de' Medici, Botticelli stesso, e sarà un amore che finirà male, perché la storia poi è quella, ma un amore molto forte. Marco ama realmente sua moglie, anche se poi sarà un amore contrastato, difficilissimo, perché ci sarà appunto un tradimento di mezzo, e a quel tempo i tradimenti non erano proprio concepiti. La serie, composta da 8 episodi di 50 minuti, sarà trasmessa su Rai 1 a partire da martedì 23 ottobre per un totale di 4 prime serate. Il 16 ottobre su Rai Play sarà possibile vedere in anteprima la prima puntata.